velocissimo. Ci tenevo innanzitutto a ringraziare Monica, Alfredo, Leo, Luciano e tutti voi, perché veramente in questo contesto avete dato anima e cuore perché questo posto, questo sport possa avere il decoro e la dignità che merita. Ringrazio Alberto, che lo ritengo, oltre il presidente, oltre un grande presidente, anche un amico. Noi, a differenza di chi ci ha preceduti, vogliamo valorizzare non solo la grande città, ma tutta la provincia. E questo ne è un segnale, questo ne è un segno forte e chiaro che noi siamo vicino anche ai territori più marginali della provincia di Torino, delle altre province, proprio perché qua, passatemi il termine, io sono anche un ex assessore anche allo sport di un comune qua vicino, avevo difficoltà, anche se il mio era un comune abbastanza grande, a rapportarmi con l'istituzione regionale. Ecco, oggi questo, noi stiamo dimostrando che non c'è più. La vicinanza agli sport, a tutti in generale, perché parlare di calcio, abbiamo vinto l'Europeo, abbiamo delle squadre in Serie A, è facile. Venire qua a Val di Sero Canavese, la prossima volta in un altro contesto di periferia, credetemi, non è da tutti, ma è da Alberto Cirio. Proprio perché noi abbiamo voluto dimostrare con questo, ma l'abbiamo dimostrato anche con i fatti, qua c'è un sindaco che ce lo può dire, la vicinanza alla della regione è specialmente per quei territori che prima erano considerati un po' marginali, un po' lontani da quella che è la macchina amministrativa della regione. Bene, noi a questo abbiamo voluto dare una svolta importante, una svolta dicendo noi ci siamo, noi siamo piemontesi, come ha detto Alberto, perché siamo ai piedi del monte. Ai piedi del monte ci sono delle realtà piccole, ma importanti come questa. Grazie Alberto, grazie ancora di cuore, grazie a tutti. Allora procediamo perché il nostro pubblico ha sentito tanto parlare. Vai. Giorgio Tribolo, dove sei? Eccolo qua, presidente. A te l'onore di premiare questo gran tiratore. Fai delle foto. Pino, girati. Allora, vieni, presidente. Sì. Così. No, ma non è che sono nell'ombra. Complimenti, Giorgio, a te. Bravo. Allora. Se i sindaci vogliono dire qualcosa, no, il presidente fretta, insomma, ci saranno nuove occasioni, magari ci vediamo. Allora, presidente Cirio, questa con la guidare, questa riconoscenza. Ma noi abbiamo voluto fare una premiazione un po' anomala, perché con tutto rispetto degli atleti che vincono primo, secondo, terzo, 25, è importante, bellissimo, ma dietro ci deve sempre essere la macchina organizzativa, ci deve essere chi lascia ore alla famiglia per dedicarsi a quello che c'è dietro le quinte. Ecco, noi chi c'è dietro le quinte, che spesso e volentieri sono dimenticati dal grande pubblico e dalla premiazione, abbiamo voluto dire la Regione Piemonte c'è, la Regione Piemonte si ricorda di voi e vuole dare un piccolo ricordo. Noi abbiamo pensato di premiare tre figure che riteniamo importanti, ma non sarebbero solo loro, sareste tutti da premiare, però il 3 è il numero che si premia solitamente nelle premiazioni, come lo vediamo anche nel podio. Abbiamo pensato di premiare l'amico e presidente Luciano Buffo, che ha portato questi geni. Vai al numero 1, vai! Il sindaco, Claudio, vieni, premio il podio, facciamo il podio, li mettiamo tutti e tre, giusto, bravo. Allora, numero 2.